Carissimi ragazzi, buonasera. Questa è una video lezione destinata alla terza media. Oggi vedremo, dopo qualche video lezione di algebra, vedremo una video lezione interamente dedicata ad un problema di geometria. E vi farò vedere come si risolve un problema di geometria, un problema di media difficoltà, né troppo facile né troppo difficile, diciamo, ma cercherò di darvi qualche consiglio proprio di carattere metodologico, cioè come cercare di insegnarvi il metodo per risolvere un problema di geometria, perché i problemi di geometria ovviamente possono essere infiniti e non è che si possano risolvere tutti. Vi si può insegnare il metodo, il ragionamento per poter arrivare a capo di un problema, ma ovviamente non si possono trattare tutti i casi particolari. E allora, cosa dobbiamo fare? Dunque, qualche suggerimento io e la nostra bravissima assistente di studio, vero Tai? Sono fierissimo di essere stato tacciato da qualche sindacalista da social, professore cane che fa delle lezioni per cani. Sono contentissimo e fierissimo di questo. I cani hanno una sensibilità enorme, sono molto buoni, ed essere, diciamo, considerato cane come insegnante per me è un grandissimo onore, un grandissimo privilegio. Allora, Tai, bella ciccia, detta anche Tai, come si fa un problema di geometria? Primo, leggere la traccia. Secondo, per i problemi di geometria devi tenere, matematica, geometria, eccetera, devi tenere un quaderno per esercizi e problemi, diverso dal quaderno di teoria, dove ogni problema che risolvi deve essere sempre preceduto dalla traccia. Devi trascrivere la traccia, copiare la traccia dal libro al quaderno, perché questo ti aiuta a riflettere e a comprenderla meglio. Quindi ogni problema deve sempre contenere la traccia. Chiaro? Dopo aver letto la traccia a voce alta e averla trascritta sul quaderno, che cosa facciamo? Disegniamo la figura. Vero, dai, la sapresti disegnare tu. Disegniamo la figura a sinistra guardando e a destra mettiamo i dati. Non c'è bisogno di scrivere dati perché se sono a destra guardando la figura, chiunque, pure tu, capiresti che si tratta di dati e quindi non c'è bisogno di scrivere dati. Sono dati e basta. Li diamo una volta per tutte. Poi, dopo aver scritto i dati, ci dobbiamo. Ecco, la prima cosa da chiederci quando vogliamo. No, e non guardare la lavagna, ancora non ho scritto niente, vedi? Quando dobbiamo fare un problema, dobbiamo chiederci cosa chiede il problema. Capito cosa chiede, qual è la grandezza geometrica che chiede il problema, ci dobbiamo chiedere. Ma io conosco una formula che esprima proprio questa grandezza? Ecco, se sì, la scrivo e vedo prima quello che c'è. E poi quello che mi manca. Ovviamente poi dovrò scrivere, secondo un gioco di scatole cinesi o di matrioske, dovrò scrivere una formula per tutte le grandezze che mi mancano e cercare di calcolare le varie cose che mi mancano. Va bene? Allora, cominciamo, operazione fondamentale. Cominciamo con leggere la traccia. Vuoi leggerla tu, Tai? No, ti vergogni? No, va bene, allora la leggo io. Dai, è una bravissima assistente di studio, però è un poco timida. E allora leggiamo la traccia. Dunque, la superficie. Prendiamo questa traccia qui, vediamo se si vede. E il numero, dunque, 190, proprio qua non si vede nulla. 193. Cerco di non mettere gli occhiali. Il numero 193 di questo testo di geometria, diciamo, attualmente in uso nelle scuole medie. Allora, la superficie laterale di un prisma retto avente per base un triangolo isoscele misura 224 centimetri quadrati e la sua altezza 3,5 centimetri. Nel triangolo di base, ciascun lato è 25 quattordicesimi della base. E i 25 quattordicesimi della base, qui manca l'articolo, ci sarà un refuso. I 25 quattordicesimi della base. Calcola la misura della superficie totale e del volume del solido. Chiaro? Allora, rileggo velocemente. La superficie laterale di un prisma retto avente per base un triangolo isoscele misura 224 cm quadrati e la sua altezza 3,5 cm. Altezza del prisma, attenzione, non l'altezza della base, altezza del prisma. E nel triangolo di base ciascun lato è i 25 quattordicesimi della base.
Calcola la misura della superficie totale e del volume del solido. Allora, quindi ci chiede superficie totale del solido e volume del solido. E allora, disegniamo il solido, il prisma retto che avente per base un triangolo isoscele. Come lo disegniamo? Lo disegniamo così. Poi lo dovrò cancellare, credo, il disegno, perché nella lavagnetta non mi entra, ma pazienza. Disegniamo un triangolo isoscele. Io il disegno lo faccio a mano libera, quindi vi chiedo un po' perdono se ci sarà qualche imprecisione. Allora, praticamente abbiamo una cosa del genere. Ecco il prisma a base, avente per base un triangolo isoscele. Una figura che devi cercare di vedere in prospettiva è un prisma avente per base un triangolo isoscele, prisma retto. Possiamo mettere le nominare vertici, ABC, A', B', C', e quindi vedrai che l'altezza del prisma noi la indicheremo con A'. Invece l'altezza della base a triangolo isoscele sarà semplicemente CH. E allora, adesso, vedi, a destra, guardando la figura, inseriamo i dati. Dunque, i dati sono che la superficie, la superficie laterale misura 224 cm quadrati, quindi SL, SLAT 224 cm quadrati. Poi abbiamo che l'altezza del prisma è dunque 3,5 cm, l'altezza del prisma quindi a A', la misura del segmento A' è 3,5 cm, e poi abbiamo anche che ciascun lato è i 25 quattordicesimi della base, L uguale 25 quattordicesimi di B. Attenzione che io qua in questo problema con L indico la misura del lato obliquo di base, e con B la base della base, cioè il lato AB, chiaro? Cioè faccio queste posizioni, la misura di AB la indicherò con B piccolo e la misura di CH, cioè la misura dell'altezza la indicherò dell'altezza però del triangolo isoscele di base, la indicherò con H, chiaro? E allora, come si risolve un problema? Cerchiamo di essere brevi. Come vediamo di limitarci nello spazio di una video lezione? Allora, il problema, abbiamo detto, ci chiede la superficie, l'area della superficie totale e della superficie totale è il volume. E allora, qual è la formula che esprime la superficie totale di un prisma? La formula che esprime la superficie totale di un prisma è S tot uguale S lat più 2SB. Cioè, per avere la superficie totale di un prisma io devo avere la sua superficie laterale e sommarla a due volte la superficie di base, perché le basi di un prisma sono due. Chiaro fin qua? Cosa devo calcolare? La superficie laterale ce l'ho, vedi, è fra i dati. Questi sono i dati. E quindi la superficie laterale 224 cm quadrati la conosco. Devo calcolare la superficie di base. Quindi vedi, il problema si sposta dalla superficie totale alla superficie di base. Come si calcola la superficie di base? Essendo la base un triangolo isoscele, abbiamo, vabbè, pure qualunque triangolo, base per altezza diviso 2. Quindi posso scrivere i dati, poi me li riscriverò da qualche parte, perché è bene che tu abbia la lavagna pulita per vedere meglio. La superficie di base, quindi io la indicherò con un mezzo base per altezza, perché ho detto che questo lato lo indico con B e invece la misura del segmento CH la indico con H. Parliamo dell'altezza di base, non dell'altezza del prisma che invece è A', ti ricordo. Va bene? Allora, conosciamo la base e l'altezza, e qua bisogna ricordare i dati che ho appena cancellato. Allora, abbiamo detto che in ciascun lato è 25 quattordicesimi della base, quindi L uguale 25 quattordicesimi di B, lo riscrivo. Possiamo calcolare L e B, cioè la misura del lato obliquo di base e la misura di AB? Sì, praticamente sì. Perché? Tieni conto del fatto che noi è come se conosciamo il perimetro di base, e ti ricordo che la superficie laterale di un prisma si ottiene moltiplicando il perimetro di base
l'altezza del prisma, che in questo caso è A'. E allora vedi, siccome la superficie laterale ce l'abbiamo e l'altezza A' ce l'abbiamo, il perimetro di base è semplicemente il rapporto tra la superficie laterale e l'altezza A'. Chiaro? Cioè, praticamente, la superficie laterale era... Dunque, è di 224 cm², A' è 3,5 cm, per cui basta fare 224 diviso 3,5, che a quanto pare viene dunque 64, chiaro? 64. Attenzione però, 64, non patate come dicevano una volta i professori, i maestri di una volta o i professori di matematica delle scuole medie di una volta, 64 centimetri. Alla fine l'unità, alla fine, solo alla fine, l'unità di misura dobbiamo metterla. Quindi il perimetro di base è 64. Io qui parlando sottintendo l'unità di misura. E allora, il perimetro di base d'altronde è la misura di tutti i lati, cioè lato più base, e i due lati nel triangolo isoscelo, i due lati obliqui nel triangolo isoscelo sono uguali. Quindi io posso dire che lato più B è uguale al perimetro. Facciamo 64, mettiamo subito il risultato numerico. Lato più lato fa due volte il lato, quindi 2 lato 2L più B è uguale a 64. Altro passaggio. Il lato, vedi che 25 quattordicesimi nella base, questo era il lato, era dato. Fa pure rima per questo, no? Il lato era dato. Per cui 2 al posto di L, io qua posso schiaffare 25 quattordicesimi di B. Quindi scrivo, vado in alto, 2 per 25 quattordicesimi di B più B uguale sempre il solito 64. Chiaro? Ma qui abbiamo la somma di due monomi simili, 2 e 14 li semplifichiamo, 25 settimi di B più B quanto fa? 25 settimi più 1, 20, aperta tonda, 25 settimi più 1 per B uguale 64. Ma 25 settimi più 1, al di là della regola che dei numeri misti, puoi scrivere 7 settimi. 25 settimi più 7 settimi, quanti settimi fa? 32 settimi. Quindi 32 settimi di B... Qua possiamo scrivere che 32 settimi di B è uguale a 64. Mi spiego? Vedi, se i 32 settimi della base sono 64, quant'è la base? La base sarà uguale ai 7 32esimi di 64, no? Cioè, con la formula inversa, noi qui scriviamo B uguale 64 per 7 diviso 32. Ci siamo? Calcolo semplicissimo, perché 64 diviso 32 fa 2, 2 per 7 fa 14. 14 unità di misura centimetri, 14 centimetri. Quindi vedi, la base è, la misura della base è 14 centimetri, chiaro? Il lato obliquo quanto sarà? Il lato obliquo sarà, e devo riguardare perché non mi ricordo, dunque il lato obliquo sappiamo è 25 quattordicesimi di B, no? 25 quattordicesimi di B, cioè i 25 quattordicesimi della base, cioè di 14. Ma 14 e 14 si elidono e quindi abbiamo 25. Il lato obliquo è semplicemente 25 centimetri, va bene? Quindi B 14 centimetri, lato obliquo 25 centimetri. Quanto abbiamo fatto, regia? E dunque quant'è? 13 minuti? Beh, insomma, quasi, abbiamo quasi finito. Allora, B uguale 14 centimetri, il lato 25 centimetri, L uguale 25 centimetri. E ora allora possiamo calcolare l'altezza, perché il nostro scopo era calcolare la superficie di base, chiaro? L'altezza CH, la misura di CH, non ricordo il segmento sopra, e applicando il teorema di Pitagora, vedi, al triangolo che io ti ho appena ombreggiato, qual è? Radice quadrata di L quadro meno B mezzi al quadrato, vero? Cioè... 25 al quadrato meno 7 al quadrato, cioè 625 meno 49. Ma 625 meno 49, qualcosa la guardo per fare un po' prima, 576 centimetri, no? Fa 5, c'è la radice quadrata di 576. La radice quadrata di 576 si dà il caso che sia 24. E qua schiaffiamo i centimetri. La misura dell'altezza è 24 centimetri, altezza di base.
Va bene? A questo punto possiamo calcolare la superficie di base. Cancello, tanto puoi andare avanti e indietro e stoppare come vuoi e quando vuoi nel video. E quindi calcoliamo la superficie di base SB uguale 1/2 b per h, cioè 1/2 di 14 per h che fa 25. Chiaro? 1/2 per 14 e per 25. No, 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 non è il lato obliquo. L'altezza quanto era venuta? 1/2, la base era 14, l'altezza ci era appena venuta, sì, 24. 24, non 25, 24. Quindi 24 per 7. 24 per 7 fa 7 per 4, 28, 8 riporto 2, 7 per 2, 14, 268. Chiaro? Quindi la superficie di base è 168 centimetri. O come? Ho detto centimetri? No, centimetri quadrati. Chiaro? Attenzione! Se le misure lineari si misurano in centimetri, si esprimono in centimetri, le misure quadrate come l'area saranno centimetri quadrati, 168 centimetri quadrati. Lo mettiamo qua nella nostra RAM. RAM, a proposito, visto che fate corsi di informatica a perdere, RAM cosa significa? È la nostra memoria di lavoro. RAM vuol dire Random Access Memory, memoria ad accesso casuale. Casuale nel senso che io posso accedere a qualunque cella di memoria mi interessi in quel momento. In questo caso la cella di memoria che mi interessa è questa. Quindi questa è la nostra RAM, non la ROM, che la ROM è un'altra cosa, eh? Parliamo di RAM. SB uguale, cioè noi non siamo razzisti, ma in questo caso non dobbiamo parlare di ROM, ma di RAM. Allora, SB uguale a 168 centimetri quadrati, va bene? 168 centimetri quadrati. A questo punto la superficie laterale non la possiamo calcolare subito, ma molto prima. Perché S lat è uguale a, dunque, S tot, pardon, cancello la figura, tanto hai capito come è fatto questo prisma, S lat bonu S tot è uguale a S lat più 2 SB. S lat era un dato, e qual era? 224, mi pare, 224 più 2 volte la superficie di base. 2 per 168, no? Cioè 224 più 2 per 8, 16 del riporto 1, 2 per 16, 13 del riporto 1, 2 per 2 è 336. Quanto fa 224 più 336? 6 e 4, 11, 1 del riporto 1, 3, 2, 5 e 1, 6, 3, 2, 5, 561. Ah, come? 560? Certo, perché 6 e 4 fa 10, non fa 11, come ho. Per un errore di stampa appena detto, 560, e pare che sia uscito almeno questo risultato, confronta con quello che c'è sul nostro testo. 560 centimetri quadrati, perché parliamo sempre di una misura quadrata, superficie totale, 560 centimetri quadrati. A proposito, un'altra cosa, quando in un problema contiene 3 domande, 4 domande, 27 domande, alle domande si risponde in ordine, cioè prima si risponde alla prima, poi alla seconda e per ultima alla 27esima. Chiaro? Qui le domande erano due, prima si risponde alla prima, cioè superficie totale, poi il volume. Va bene? Allora, per quanto riguarda il volume, quindi che cosa dobbiamo fare? Ma semplicissimo, perché questa è la superficie totale, avevamo già la superficie di base che è 168 centimetri quadrati. Ti ricordo che il volume di un prisma si ottiene moltiplicando la superficie di base per la sua altezza, pardon, l'altezza, vedi, è AA' in questo caso. Non devo indicarla con H perché con H abbiamo indicato l'altezza del triangolo isoscele di base. E allora, se V è uguale a SB per A', dunque SB è 168 cm quadrati, la misura di A' ci era nota dai dati, è 3,5 cm, quindi il volume verrà 168 per A' 3,5. 168 per 3,5, vedo qui quanto fa, mi dicono 588, e allora 588 metri. No, mira il dito, no, metri quadrati, no, mira il dito, metri cubi, sì, perché il volume si misura in metri cubi, chiaro? Quindi metri cubi, 588 metri cubi, col che il problema è risolto. Carissimi ragazzi, arrivederci alla prossima volta.